Buongiorno, bentornati e benvenuti in un nuovo vlog. Mi sono appena alzata dal letto, proprio appena, quindi ho ancora l'apparecchio, tra l'altro il bite, quello notturno, e adesso facciamo tutto con molta calma. Volevo proprio iniziare così oggi, natura. Tra l'altro mi sono svegliata con questo tempo grigio che adesso vi riprendo, che è una mano santa, soprattutto per quello che devo andare a fare oggi, che vi racconto. Quindi fatemi dare una rinfrescatina e poi vi spiego subito il motivo, diciamo così, del vlog di oggi e la colazione. Ecco il bel tempo con cui mi sono svegliata oggi. Buongiorno. Adesso io e Wendy scendiamo giù. Come sempre sono da sola. Mia sorella si è mangiata i miei cereali. Ottimo! Dovete sapere che io sono del toro, ragazzi. Sono molto legata alle mie cose. Tant'è che tutto quel ripiano lì sopra, nonostante io viva con mio padre, mia madre e mia sorella, è mio. E se mi toccano una delle cose che io mi compro per me, giuro, ci rimango non male di più. A parte questa parentesi da ossessiva compulsiva, vi dico che oggi sono molto indecisa perché di solito queste mattine mi sto facendo per colazione i pancake. Chiamarli pancake è un'eresia, però pancake di farina d'avena, albume, a volte ci metto un pizzichino di miele e basta. E sono buonissimi in realtà. Certo, da mangiare così da soli no, vi direi metteteci sopra una confetturina, una cremina proteica, un qualcosa. Buoni, 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 la luce dov'è? Forse è meglio senza. E invece oggi cambiamo, o mi mangio anch'io i cereali, oppure faccio la porca, perché sono nel periodo X e ragazzi mi mangerei pure tutto il frigo intero. Evoluzione del tempo qui a Roma, cioè io vorrei che percepisse proprio la tristezza, in realtà sembra leggermente nuvolo ma sta anche piovicchiando. E eccoci qua finalmente che vi dico cosa dobbiamo fare, anche se probabilmente l'avrò scritto nel titolo quindi non ha molto senso. Comunque, stasera sono ospite di Disney per vedere l'anteprima del film Maleficent 2, Mistress of Evil. E in sala ci sarà anche Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer. Quindi vi dico ciao. Io quando ho saputo questa cosa volevo soltanto che sotterrarmi, letteralmente. Però sono felicissima, cioè sapete quanto io amo la Disney in generale. E i villains anche in particolar modo, e Maleficent è una dei miei preferiti dopo Ursula, PS. Però un film su Ursula ancora non hanno fatto e quindi sono felicissima perché da quando ho iniziato a vedere i trailer di Maleficent 2 ho urlato perché lei ha un outfit a un certo momento tutto tipo non tagliuzzato, come si dice, tutto, vabbè, avete capito, non mi viene il termine, che si gira ed è favola, ed è favola, quindi sono curiosissima di vedere il film. Stasera logicamente Giulia verrà con me. Però ecco, questo tempo non ci aiuta nell'abbigliamento perché diciamo il dress code è total black, ovviamente, quindi mi hanno fatto un favore. Però ho comprato un vestitino che spero mi arrivi oggi da ASOS perché è una settimana che lo aspetto, vi dico solo questo. E io ho la spedizione di un giorno. Quindi non si sa perché sia successo questo disagio. Sto aspettando anche un altro pacchettino, sempre da ASOS, che mi deve arrivare con tutte le cose di Halloween per finire di girare, di registrare i look. Niente, anche quello disperso, quindi spero mi arrivi. Io sono qui che vi aspetto. E quindi appunto stasera abbiamo questa anteprima. Il film in Italia, vi dico subito che esce il 17 di questo mese di ottobre. Quindi vi porto con me, vi faccio vedere un po'. Tra l'altro è in una zona di Roma. Diciamo che non è proprio semplice perché è esattamente all'inizio della Via del Vaticano, Via della Conciliazione. E io ho intenzione di andarci in macchina, pensando all'intelligenza, quindi ho detto a Giulia, vediamoci un'ora prima che aprono gli ingressi e tutte cose e in un'ora parcheggio lo troveremo. Spero. Ora torno su alla base editing perché devo editare ancora tanti, tanti, tanti mini video di quelli che ho girato per ora. In più mettere a posto il disagio. Mamma mia, ragazzi. Adesso mi è presa una mania un po' compulsiva e stavo recuperando
un po' di pop che magari sono usciti anche da qualche tempo e che costicchiano un po', ma che sono riuscita a recuperare a dei prezzi decenti perché praticamente è da 3-4 mesi che sono su un gruppo Facebook di appunto tutte persone amanti dei pop, della funk. E ogni tanto qualcuno vende un pezzo che comunque è raro e che io voglio. E quindi mi metto a recuperarli e a comprarli. Tra l'altro i miei, sì, sono ancora in vendita, se siete interessati, ne ho tanti. Vi metto il link di Depop qua sotto. Detto ciò, appunto, continuo qui all'editing e noi ci sentiamo, penso, per l'ora di pranzo, anche perché è mezzogiorno, conto di stare almeno 2 o 3 ore qui davanti. Ho fatto un pranzo molto 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 veloce, mi sono mangiata tipo una mezza piadinella con il tacchino, l'hummus e l'insalata. Adesso mi sono vestita in fretta e in furia perché Giulia è arrivata un po' prima di quello che ci eravamo dette, quindi la vado a prendere e poi torniamo qui in sede e la make-up. Tra l'altro ho trovato l'occasione di sfoggiare la mia maglia, questa qui della Funko di Nymeria. Quando ho comprato il pop c'era anche la maglietta, quindi andiamo a prenderla. Sono qui con Giulia, come vedete è qui che si sta preparando dietro le mie occhiette. Sì, occhiette, vabbè, orecchiette, avete capito? Questo è il mio look, ragazzi. Io direi che è molto in tema. Così, da 3 ore che andiamo avanti così. Invece il mio è questo, molto semplice ma luminoso. Si vede, tranquilla. Si vede che è luminoso. Sì, molto. Direi che si vede. Io invece sono andata sui classici colori. Ho usato la palettina di Jekyll Eyne di Anastasia e la Carnival XL Pro di Be Perfect, illuminante di Anastasia, sulle labbra Celebrity Skin. Adesso, visto che non è che siamo in ritardo, però potremmo anche andare meglio, mi vado a dare una sciacquata e poi ci vestiamo, vi facciamo vedere tutto quando saremo più tranquille e avremo parcheggiato e saremo arrivate dove dobbiamo arrivare. Guardate tutti quelli con le corna di Maleficent lì, come volevamo mettere noi. Vedete, lì poi farà red carpet. Come vedete, noi stiamo andando all'ingresso che invece è di là. Guardate che belle. Allora, c'è lei e c'è lei, ragazzi. E qua, guarda che bella questa ripresa. Allora, abbiamo appena passato gli accrediti. Qua c'è anche Antonio. Antonio! Sta guardando tutti i miei Fatti capelli. vedere un po'. Adoro. Pensano che sei Michelle. Quindi adesso entriamo. Guardate che bello. Qua tutte le personcine. Qua tutte le varie cose. Eccoci. Qua l'ingresso. Là ci sono le persone. Poi Angelina farà il suo red carpet. Niente, portatela un dispositivo elettronico. Guarda lì dentro, io voglio entrare. Guardate, qui c'è un vestito. Oddio, voglio questa cosa. Oh. Ma guarda dentro, Anto, guarda questa cosa tutta No, ma raga, io glitterata. sto malissimo. Qui fanno le foto. Qui ci faremo la foto noi magari dopo. Guardate che ambientazione, i rovi. Bello. Eccoci nella sala. Guardate che bella. Poi Angelina spero che uscirà qui su questo palchetto. Qui ci hanno dato la bustina. Ci sono anche le corna, guardate. Eccoci Ma qua. L'anto di qua. devo chiedervi una cosa. Giuri di qua. Ora ce la chiedi. E aspettiamo. Siamo super Mamma emozionate. mia, Non ragazzi, sto vediamo l'ora. tremando, Il primo mi è piaciuto da matti, da matti. Quindi questo, già solo le musiche, raga, i brividi mi sono venuti. Tra l'altro qua si vede meglio il mio trucco un po' verde. Li vedo tutti in fervorazione. Allora, abbiamo capito che Angelina e Michelle Pfeiffer dovrebbero entrare da questo robo qui. Lì davanti sono tutti in piedi, quindi aspetteremo. Bello è che intanto sto filmando anche col telefono. Persone che sono venuti a trovarci, sono venuti. Era giusto.
Thank you, Daniel, and thank you, Rome. It is fabulous to be here with all of you tonight. Thank you so much. I would like to thank all of our hosts and partners and Daniel and all of his incredible team, and I feel very fortunate to be here with you tonight. I just, I have a great privilege of getting to work directly on these movies as we make them and as they come together. And after the original Maleficent, we obviously knew we could not make a return without the magnificent Angelina Jolie. So good to see everyone. Thank you so much. We've had the most wonderful few days in Rome, and it was amazing and a great pleasure. And we think we've made a good film, but it's for you to decide. But we're proud of it, and we hope you like it. I'm so happy to be here in Rome. Thank you all. Enjoy the film. Angelina, siamo appena usciti, come potete vedere la desolazione di Smaug proprio. Qui c'è un Vaticano leggermente illuminato, questa non lo so, delirio. Qui abbiamo la nostra band. Vedete un pezzo del mio outfit che non vi ho fatto vedere. Gonna tulle, stivaletti, un blazerino. E adesso torniamo alla nostra macchinetta. E abbiamo fame, ragazzi. Cioè, Giulia si è sbragata tutta la cosa, la cutie bag. Che ti sei mangiata pure Giulia, popcorn. Giulia, vuoi che ti dico quanti sacchetti ti sei mangiata? Ragazzi, si è mangiata le mie popcorn. A una certa ho visto che si addentava qualcosa, mi sono girato, ho detto che si sta mangiando. Se stava più la cioccolata, a mozzi. No. Genere, ragazzi, no, lei si è mangiata tre tramezzini di tre buste diverse. Tesoro, ma scusa, tu non meriti di stare alla prima. Tu mangi carboidrati. Oddio, la odio. Vabbè, arriviamo, facciamo qualcosa adesso, vediamo. Perché ogni volta va a finire così? Perché? Guardate, questo è il mio paninetto. Però dai, nostra, come si dice, nostra discolpa. Lei sta facendo il bagno alle sue patatine. Ah, gnam. Vedo che il cadeau, oltre ad essere stato gradito, è anche già arrivato a meta. Non so se ho ripreso quando siamo usciti dal cinema, però vi dico, aspetta che riprendo anche Giulia, se no magari un po'. Ma vi dico che è favola. Un mukbang così, improvvisato. Allora, un mukbang dove Angelina sul red carpet aveva bella. Una 5,80 perché c'era due tette, raga, giganti. Molto fighe. Il film è molto figo. Non so cosa aspettarmi, ma ci che sta. Però noi diciamo sempre Angelina, ma Michelle pure Pfeiffer è una figa. Mamma mia, c'era un vestito di velluto blu che vi dico calzava così. Ah, a pennello. Lei ovviamente non ha mangiato le patatine. Angelina! Per entrare Angelina. Nel vestito blu. Poi, aspetta, questa la dobbiamo raccontare prima di uscire di casa e dopo, perché poi non vi ho più fatto sapere il comico. Sapete quando vi devo succedere tutto? Ah, prima cosa, il vestito che avevo preso su ASOS era arrivato a casa di mia nonna, quindi lo sono andata a prendere. E aveva la zip rotta, cioè, perché si chiudeva tranquillamente quando non era addosso a me, ma non era un problema di stazza. Cioè, non so come dirla. Semplicemente abbiamo provato tutto. Niente, quindi alla fine ho improvvisato un outfit così. Poi, seconda cosa, mi sono scordata le chiavi dentro casa, quindi ho chiuso casa, ma era chiuso il cancello fuori. Quindi abbiamo scavalcato per uscire da casa mia, abbiamo fatto parkour proprio lì allo 100. Potete capire. Tutte vestite così, spero che nessuno dei miei vicini mi abbia vista. Probabilmente sì. E anche perché c'era la signora fuori. Ah. E il figlio penso ci ha visto. Atomico. Ok, dopo avrò da dare le spiegazioni. Ma che altro è successo? Beh, perché ti devo dire è stato abbastanza semplice. Siamo state 2 ore sedute a aspettare che arrivassero Angelina e Michelle. Ne avanza la pena però. Assolutamente, ragazzi. 17, stavamo dicendo anche nelle storie di Giulia. Todi al cinema. Lì mi vado sicuramente a rivedere. Perché proprio belle, musiche, costumi. C'erano certe scene proprio di, come si chiama la fotografia? Atomiche. Ma non vi dico il pezzo esatto, ma capirete quando lo vedrete. Non possiamo dire niente, ci hanno fatto spegnere i telefoni. Raga, proprio barricato. Dirò questa cosa, che tanto non è uno spoiler, però io l'ho visto subito. Per gli amanti di Twilight avrete una piccola chicca. Vedrete una persona che c'è già stata, ma
basta, non avete detto troppo. Ah, poi la chicca che gli ha fatto, ha verso la fine, gli ha detto una roba. Ci sono state due o tre chicche, pazzesca, diciamo, del cartone originale, iconiche, no? E delle cose, sì, esatto, iconiche, quindi per me è proprio wow. E niente, direi basta, perché qua vediamo Giulia che mangia, io ho finito da tempo, ormai in memore. Davvero? Sì, te so. Ah, vai, ingurgita calorie. Quindi per oggi penso proprio che vediamo direttamente a buonanotte, perché io poi staccherò e non lo so, così. Buonanotte. Ma fa illuminante bomba. Guarda, anch'io, saranno le luci di questo Wild West che abbiamo di fronte, circondate da cibo e carboidrati, noi. Che io brillo di mio. Vedi. Dopo questa chiudiamo, ragazzi. Ciao. Spero grazie. Vi sia piaciuto questo vlog. Se vi è piaciuto, iscrivetevi e ci vediamo presto. Fatemi sapere poi quando andrete al cinema se vi è piaciuto, cosa vi è piaciuto.